Allora perché non l'ha detto subito? La facevamo entrare e stavamo meglio tutte e due, no? Buona. Buongiorno, signorina. Prego, signorina, venga, venga. Salve. Salve, mi chiamo Angela. Ah, lei è la nipote della zia? Sì. Ma lo sai che sua zia sembra una bambinella di 5 anni? Si lamenta sempre, si lamenta. Ha paura. Eh sì, non vuole stare. Buona. Posso? Mi scusi, signora. Avviso. Allora, arrivederla, signora. Torni pure quando vuole, eh? Senza appuntamento. A presto, dottore. E porti con lei la bella nipotona. Arrivederla, signorona. Sì, signorina. Sandy Melda delle Dolomiti. Facci venire due gengiviti. Così io me la proto su tutta quanta della capo. Con voi, no? Amore, mi dai un po' di formaggio? Ah, regina, bisogna licenziarla, quella donna. Sì, sì. Oh, tu la devi finire con queste cazze di farmacologia. Tu devi studiare femminologia. Tu devi portare quella donna che facciamo una mucchiata per i familiari io e te. Le piazziamo nella vasca da bagno con la tettola. Il formaggio. Due cucchiaini. E poi comunque divertiti, non studiare, Sandy. Ma come divertiti? Così diventa un donaiolo cavadenti come te. Sandy, per cortesia, io odio questa parola cavadenti. Te l'ho detto mille volte, Lucia, specialmente... Zio Saverio! Oh, ma Dio, ma che è successo? Non è in gola, che è successo? Luca. È successo che ho visto il mostro. Ma come il mostro? Dove? Sì, eccolo lì. No, no, non lo guardo più. E non bisogna esagerare, il mostro, che mostro? È una donna delle sette bellezze! Adesso come ti senti? Male. Voglio il dottore. Bella, anzi, deve essere, no, questa è buona, deve essere la più bella dell'ospedale. E che ci devi fare, le lezioni di Miss Cristina? Ma no, serve per l'assistenza di notte a un vecchio. Sì, di notte a un vecchio, figurati. Ma queste nostre infermiere possono fare tutto al più l'assistenza a qualche giovanotto. Ah, sì? O al massimo a qualche primario. Sì. Mamma di quella, com'è buona! Bravo, è un infermiere del reparto ginecologia. Buongiorno. Buongiorno. Vai. Ah sì? Vai, cammina. Posso? Vai. Grazie, dottore. Signorina? Vai. Signorina? Ehi, oh, ma che gli è successo? Niente, devo fare una ricerca. A reparto osservazione. Oh, no, l'antitetanica no, Oh, questi come da violo da buca nel culo. E adesso mi dici dove sei stato. Non mi possono cercarmi, dottore, mi hanno tenuto via stamattina in osservazione. E che ti dovevano osservare quando sei stronzolo? È permesso? Buongiorno. Buongiorno signora, come va? Buongiorno. Bene, signorina. Grazie. Accomodatevi un attimo in poltrona che io vengo subito. Vieni qua. Ah, sì. Dimmi, ne vai a lavorare che c'è un sacco di roba da fare. Dì a mia moglie che l'infermiera non la voglio più. Dottore? Sì? Scusi, ha bisogno di... Oh. Ieri quando è venuto il notaio... Avete fatto la pipizia? Abbiamo fatto la pipizia. Che ne so? Che pipizia? Ieri quando è venuto il notaio... Sì? Io ho fatto testamento... A favore dei carmelitani scalzi! E no, porca puttana! Sta zitto, che mi fa male! No. E poi dico io, perché i carmelitani scalzi? Che si devono comprare con tutti i miliardi le scarpe? Poi non ho capito. Se questo fondatore di quest'ordine li ha voluti scalzi e morti di fame, lasciamoli così, no? Sì, lo so, ma ieri ero molto arrabbiato. Quando ho visto quella specie di monaca brutta che mi avete mandato, ho detto l'hanno fatta apposta. No, perché questa appena la vede... Gli prende un colpo e muore, hai capito? No, zio, non l'abbiamo fatto apposta. È gelosa, zio. I soldi sono tuoi e tu puoi lasciare tutto a chi ti piace. Eh no, relativamente. Le leggi italiane parlano chiaro. Che dico, no? Che scherziamo. È bucane, un usufrutto, quando uno muore ci deve lasciare tutto, è la legge. 28 codici di procedura penale, comma 5, interno 4, senza portiere. E poi c'è l'IRPEF, l'ILOR e le persone fisiche. Adesso lasciatelo stare perché si deve prendere le sue gocce. Ah, le mie gocce per il sonno. Quanto fanno bene queste gocce per il sonno? Fanno dormire subito. A salute. Oh sì che ce n'è bisogno, vai! Un momento. Vai! Pieno? Vai a dormire! Non direre! Oh, vai a dormire! Lo devo decidere io, se ho sonno oppure ho sonno. Buonanotte. Carlo? Sì? Che stai facendo? Ma non lo vedi, sto studiando. Senti, ma l'hai vista la nuova Night Fever? Chi? L'infermiera di notte. No, mai vista. Madonna, benedetta, una bombola! Una ciccione. Ma quale ciccione? Quelle c'ha due giberne porca puttana che parlano. No! Ti piacciono, eh? Azzo se mi piace. Senti, vai un po' di là. Se la vedi, lasci stare tutti questi libri che non servono a niente. Senti, papà, sto studiando. Se ti piace tanto, vacci tu. Ma... Dove vai? Zitta, che...
stavo andando a cercare le sigarette che non le trovo. Le cerchi in ginocchio, eh? Per forza, che le pantofole non ci sono, che faccio? E dove sono di solito le sigarette? Non lo so. Sono nel portasigarette. E dov'è il portasigarette? Intorno alle sigarette. E di là? È in salotto. Beh, se vuole gliene posso dare qualcuna delle mie. Grazie, signorina. Appunto, dicevo che... il gomito! Che dolore, mamma. Non voglio disturbare. Oggi non mi va la pipa. Fumo questa. Grazie. Senti, amore, io sto pensando una cosa. Tu stai troppo scomodo su quella poltrona. E non ti inoltrete. Tu stai sacrificando. Lo zio si è addormentato. Vai di là, io rimango a coccoletto. No? Ho detto una stronzetta. Non fa niente, tu vieni di qua. Io forse che mi sto ingasinendo. Meglio che vada a letto. Signorina meridionale, che patosta, gelosa. Rivederla, tante cose. Buonanotte. Se nel frattempo ha bisogno di me, nella notteta sa dove trovarmi. Chi è? Biancaneve e i sette neri. Tu! Che bello. Carletto? Oh, dove è Scap? Carletto? Ma c'è permesso? C'è qualcuno? Chi è? Ah, buongiorno signora, mi scusi, sono Pischella, il dentista del piano di sopra. Siccome ho visto mio figlio che corre... No, credevo che era successo qualcosa... molto rigida, guardi quanto è bello qua, sorridiamo, su, brindiamo. Senta, sono venuta qui perché le volevo parlare. Sua moglie mi ha trattata molto male ieri notte. Disgrazia. E io sono rimasta solamente per il vecchio, perché con me è molto buono. Quindi le voglio dire una cosa, mi stia lontano. E che ha qualche malattia invettiva? Faccia conto che io non esista. Beh, ma non è il caso, dico, di prendersela per una stupidata che ha detto la corazziera, mia moglie. Ma lei non la conosce. Ma lo sa che l'ultimo psichiatra che l'ha visitata ha detto che è affetta da mania di persecuzione di una cosa depressiva amnesiaca. Cioè, nel senso che tutte le stronzette che dice, il giorno dopo non se le ricorda più. Ma davvero è così grave? Oh, stracchettola, è gravissima. Quella è una cosa congente di famiglia. Lo sa che mio cognato ha 18 anni e alto 2,20 m? Quello è uno molto alto. Quello pensi che... Insomma, i loro cromosomali, per usare le parole povere, no? Non sono normali, piatti come gli altri. Allora sono spilunghetti. Allora qua dentro non c'è un gavolo, capisci? Pensi che nostro figlio, no? Che nostro figlio, mi scusi. Che nostro figlio è un ragazzo eccezionale, bello, fico, aitante, slangeto. L'ha ridotto ringoglioneto. Ma... finalmente. Pronti gli spaghetti alla marinara? Sono al dente? La deformazione professionale, al dente, ho detto. Per il secondo hanno già deciso? Il secondo a secondo, dopo decidiamo. Qui c'è un pesce, come le rose, senza spine. Grazie. Non mi scusi. Ma non avevi ordinato la matriciana? Sì. E com'è, sono bianchi? Boh. Scusi, sarà l'umidità della grotta, mi sento un po'. Io accendo la stufa, lei si spoglia, ma l'ha ingerguata tutta quanta. La lunga addormentata nel bosco. E che si è piazzata al centro dell'area di rigore? Così io non vado di porta, eh? Maledetta, sarai gelosa e ingazzeta. Ma io sono dentista a rapeto, tiè! Come sono buoni i rigatoni, altri due. Altri due. E che ci vuole? Ti correggio. Massimo, muoio. Mi posso spezzare un dente. Tenemelo giusto da solo. Che mi frega a me. Che cazzo mi è venuto in mente di andare al lattico a me? Quando è alto? San Pangrezio del Terrezzo. E non muoio più. Ma...